Parigi-Dakar, 8.000 km di corsa sfrenata attraverso l'Africa, 200 motociclette, automobili e persino camion. Molto coraggio e un briciolo di follia. Per salvare il salvabile, per salvare le vite umane. Un servizio di sicurezza. I medici dell'AMSAM, l'assistenza medica agli sport automoto e le 10 Meari 4x4 messe a loro disposizione da Citroën. In occasione del 50° anniversario della Meari, Citroën Italia ha recuperato dai suoi archivi un documentario poco noto realizzato in occasione della Parigi-Dakar del 1980, quando 10 Meari 4x4 in versione medical erano state specificatamente allestite dagli organizzatori come vetture di supporto alla corsa. Il perché della scelta fu chiaro a tutti coloro che parteciparono a quell'edizione della Dakar. Per la precisione era la seconda edizione, visto che la corsa è nata nel 79. Mentre i grossi fuoristrada americani o giapponesi si insabbiavano o si ribaltavano giù per le dune, le leggere Meari 4x4 arrivavano ovunque senza difficoltà e si prendevano cura degli eventuali feriti trasportandoli rapidamente verso i punti di assistenza o le piazzuole degli elicotteri. Spesso questo genere di interventi avveniva così rapidamente che le agili Meari 4x4 superavano allegramente anche alcuni dei veicoli dei concorrenti, impegnati al massimo delle loro possibilità. La leggerezza della Meari, poco più di 500 kg in ordine di marcia, le permetteva di superare agevolmente i terreni accidentati. Inoltre, gli pneumatici studiati da Michelin le consentivano di non insabbiarsi e di uscire facilmente da pantani e terreni con scarsa aderenza, tanto da meritarsi l'appellativo di piccolo cammello di plastica. Tuttavia, per certi usi speciali, Citroën pensò fosse opportuno dotarla di una trazione integrale che esaltava ulteriormente le sue doti. Quattro ruote motrici, riduttore innestato, differenziale bloccato nel mezzo della sabbia morbida e profonda del letto del fiume, lentamente ma sicuramente la Meari passa. Una storia che torna oggi alla luce e che conferma una volta di più la leggendaria maneggevolezza di una delle vetture più iconiche mai apparse sul mercato dell'auto.